Buonasera a tutti. Ecco che salgono sul palco i ragazzi della maestra Rossana Giacchi con la prima esibizione. Facciamo un applauso di incoraggiamento, grazie. Applausi, applausi. Ecco, invitiamo a salire sul palco i vincitori. Essa bola vai rolar, mundo é um tapete verde. Quando a bola chega lá, coração fica na rede, na rede, na rede. Olá, olá. La 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 la. Soars like an eagle and we always play like we dance. Only today, there's no tomorrow. We fall behind in this place. There's no space for fear or sorrow. Is it true that you want it? Then act like you mean it. With everyone watching, it's truth or dare, can you feel it? Ecco che adesso parte la coreografia. We got the Coca-Cola bottle, shake, shake, shake. We got the sugar, do you wanna taste, taste, taste? We take it all around the globe, baby, everywhere we go. Make it happen, mama, rock and shake, shake, shake. Like, oh, we only want it. Hey!
serata un po' ventosa, direi, però è una gran bella serata. Intanto questa sera non sono da solo, prego le mie, come possiamo chiamarle, colleghe, chiamiamole così, eccole qui, Melissa, Alessia e Marta, che sono qui accanto a me. Allora, facciamo una breve introduzione. Questa è la 14ª edizione di una manifestazione che ormai è diventata un autentico punto di riferimento non solo per lo sport in provincia di Ragusa. 21 le discipline che si terranno, anzi che si stanno tenendo, visto che le manifestazioni sono già iniziate. 2000 partecipanti previsti da oggi fino al 7 settembre prossimo. C'è la solita, o meglio, le solite ciliegine sulla torta. Una è il Memorial Failla, che si farà l'1, il 2 e il 3 agosto, in cui si esibiranno discipline tra l'altro a livello regionale. Poi l'altra ciliegina è la seconda serata di Una ragazza per il cinema, il concorso di bellezza e di talento, che si terrà tra l'altro come prima edizione, come prima tappa, subito dopo questa presentazione. E poi c'è il match di pugilato tanto atteso tra due professionisti, uno è il nostro Vittoriese Invernizio, uno è Randazzo. Ci sarà questa bella manifestazione appunto il 3 di agosto. Bene, allora adesso intanto invito l'assessore Caruano qui al mio fianco, ci allarghiamo un attimino, ecco qui l'assessore Caruano. Assessore, ciao, come stai? Un po' di vento questa sera. Accendiamo il microfono. Allora, buonasera a voi, buonasera. Buonasera a tutti, una bella cornice di pubblico nonostante il tempo e la partita di calcio, che non è una partita tra scapoli e ammogliati, ma insomma è la finale del campionato di calcio. Allora, una manifestazione così il comune ovviamente la deve per forza, no? Appoggiare, patrocinare, eccetera. Bene, complimenti, tanto si va avanti, si migliora di anno in anno. Complimenti agli organizzatori per questa iniziativa che è diventata appunto di riferimento non soltanto per lo sport, per i giovani della nostra città, ma anche per i giovani del territorio. Ci sono tantissime associazioni, iniziative, tornei e naturalmente questo fa crescere la voglia di stare insieme, che è la cosa più importante che si ribadisce in occasione di questo tipo. Tra l'altro so che il salto di qualità ulteriore è stato anche compiuto, ci sarà una iniziativa di solidarietà con delle squadre di ragazzi di colore che sono arrivati con i barconi, che sono accolti nelle strutture della città, quindi la solidarietà, l'amicizia, la voglia di stare insieme, quindi complimenti a tutti voi e grazie per aver organizzato questa cosa che è sicuramente un punto di riferimento per l'estate scogliettese. Grazie, in bocca al lupo e buon divertimento. Molto bene, allora io adesso vorrei qui sul palco alcuni degli amici sponsor, perché come tu sai Gianni, per organizzare delle manifestazioni del genere non bastano certamente i contributi che comunque che ci arrivano, sono, ma istituzionali, delle amministrazioni locali, periferiche eccetera eccetera, ma ci vogliono quelli che una volta si chiamavano mecenati e che oggi potremmo chiamare lo stesso mecenati, cioè degli amici sponsor che stanno per arrivare. Eccolo qui, possiamo accogliere naturalmente con un grande applauso Angelo Di Bona dell'ADB Ferramenta. Ciao Angelo. Allora, ogni anno io ti faccio sempre la stessa domanda, che è questa: nonostante la crisi, nonostante i problemi, una ditta seria ed importante qual è la tua, l'ADB Ferramenta, mette a disposizione di questa manifestazione il suo importante contributo economico. Perché? Perché, come hai detto tu Peppe, una manifestazione sana, una manifestazione seria come questa merita, nei limiti del possibile, perché la crisi lo sappiamo c'è, però nei limiti del possibile merita un contributo anche da parte nostra. Quindi ogni anno presenti, non solo per avere la pubblicità, che poi insomma a volte la pubblicità serve, ci mancherebbe altro, però non è importante se rimane fine a se stessa, e questa non è certo fine a se stessa. Perfetto, perfetto. Una manifestazione che coinvolge, come stiamo vedendo, tanti bambini e comunque questo litorale di Camarina
se pensiamo per un attimo che questa manifestazione non si farebbe più, ti immagini tutto questo litorale che abbiamo? Assolutamente, cioè, speriamo. Anche perché questo, aggiungo io, è un litorale dove tra l'altro sono state girate le scene importanti di film, da Montalbano, Ladro di bambini, eccetera eccetera, dunque sarebbe davvero un vero peccato, ma non ci pensiamo a queste cose. Bene, io ringrazio l'amico amministratore e l'amico degli sponsor, se c'è qualcun altro degli sponsor eventualmente, no, non c'è nessuno, possiamo passare quindi rapidamente alla premiazione. Io oggi, cari amici, mi sono circondato di belle e giovani ragazze, non solo per come dire, migliorare l'aspetto estetico, che ci vuole per carità, ma anche perché mi devono dare una mano per quanto riguarda il vento, che è certamente inclemente. Quindi io chiedo a Marta, anzi no, Alessia, giusto? Ah, ecco, c'è Fabio Prelati, l'esperto del sindaco, che mi invito a venire da questa parte. Ecco, prima di passare, ciao Fabio, prima di passare alla premiazione, due parole ovviamente dopo. Intanto il risultato della partita? Guarda, non lo so, intanto buonasera a tutti. Devo dire che solo Alessandro Barone poteva riuscire a farci rimanere qui durante una finale di Coppa del Mondo, che non è insomma un evento che capita tutti i giorni. Questo per dire quanto sia importante questa iniziativa, questo evento. Siamo qua appunto per celebrarne l'inaugurazione e l'inizio, solamente per augurare ogni bene a tutti i ragazzi dello staff, ad Alessandro, a tutti i giovani che come ogni anno numerosissimi verranno qui per giocare, per divertirsi e per intanto preannunziare un evento che penso sia importante. Domani pomeriggio alle 18.30 Camarina Beach Sport ospita una partita particolare, un quadrangolare con due squadre formate dagli ospiti della comunità valdese di Vittoria. Sono dei ragazzi che sono sbarcati con dei barconi dai loro paesi d'origine, sono stati in Libia, insomma situazioni molto difficili, e ancora una volta il beach soccer, in questo caso quindi lo sport, diventa strumento di integrazione e diamo un segnale appunto di vicinanza a questi giovani, a questi ragazzi particolarmente disagiati e sfortunati. Quindi domani alle 18.30, per chi vuole venire, iniziamo con questa sottolineatura rivolta al mondo della solidarietà. Molto bene, bella davvero questa manifestazione. Quindi a questo punto, se Alessia mi passa uno dei miei fogli, perfetto, dovremmo fare quindi la premiazione. Possiamo andare con la premiazione di Audio Tuning, se non vado errato. Possiamo, vedo gli amici dell'Audio Tuning messi da quella parte che sono pronti per essere premiati, quindi io leggo quello che è il mega risultato di questa fantastica manifestazione che si è svolta nella mattinata di oggi e nel pomeriggio di oggi. Quindi possiamo passare a questa lettura. Primo classificato, dunque, categoria Open Door. Quindi categoria Car Music Ibleo 119,9, primo classificato Salvatore Cannizzo con 119,7, secondo classificato Bruno Piccione 119,5, poi categoria Car Music Ibleo 129,9, vedete intanto sul palco salire i premiati. Primo classificato Stefano Mangione 129,9, secondo classificato Orazio Nicolosi 129,9, terzo classificato Nunzio Incorvaia 129,8. Passiamo adesso alla categoria Car Music Ibleo 139,9, primo classificato Angelo Tidona 139,9, secondo classificato, sì grazie, Lo Monaco Salvatore 130,1, categoria adesso predisposizione 320 watt. Senta, diceva, scusi, sì. Allora ci dobbiamo fermare? Va bene, allora un attimo, cari amici, c'è un piccolo intoppo. Possiamo andare, Alessandro? Se mi fate un segnale, così eventualmente possiamo ricominciare. Certo, le operazioni di premiazione non sono semplici perché sono tanti concorrenti, sono tantissimi, ne vedo almeno una ventina, quindi ogni premiazione giustamente ha il suo tempo.
Stiamo parlando dunque di questa manifestazione. Io approfitto di, signore, è andato via, senta, mi scusi, approfitto di lei qui, in senso buono, per carità, non mi guardi così. Cos'è l'audio tuning? Uno sport. Sì, cioè in cosa consiste? Perché ammettiamo che viene qualcuno che non lo conosce, dico. Una passione. Una passione, perfetto, va bene. Possiamo cominciare? Molto bene, ricominciamo allora. Categoria arrivati, cara Melissa. Categoria predisposizione 300 watt, primo classificato Vincenzo Di Modica 141,4. Categoria predisposizione 500 watt, primo classificato Gianluca Purafato 253,4. Andiamo avanti con le categorie open door 3-6 woofer. Primo classificato Nenni Cassiba 340,3. Categoria SPL 500 watt, primo classificato Massimo Donzelli 143,5, secondo classificato Dambolo Simone 138,1, terzo classificato Fausto Cucuzza 132,6. Adesso passiamo alla categoria SPL 1000 watt, primo Matteo Castronovo, categoria SPL Extreme adesso, primo classificato Domenico Cavallo 150,1. Quindi categoria Tuning Soft, primo classificato Stefano Licitra 315, categoria Tuning Extreme, primo classificato Danilo Di Pietro 523. Va bene, adesso andiamo avanti con le altre premiazioni, ti do questo, tu cosa mi dai? Vediamo, eccolo qua, grazie. Passiamo con al basket. Allora c'è la premiazione con le relative medaglie, ovviamente. Medaglie basket del mister Corrado Lentini, che saluto, vedo qui appunto sul palco Val d'Ippari. C'è questa premiazione con le medaglie che verranno appunto consegnate ai bambini, lo fa l'esperto del sindaco per le tematiche sportive. Ah sì, ecco, anche Angelo Di Bona, quindi un lavoro di squadra, come è normale che sia, così acceleriamo le pratiche di premiazione, che poi in fin dei conti le premiazioni sono sempre belle, specialmente quando si raggiungono risultati importanti come in questo caso. Quindi stiamo premiando i bambini del mister Corrado Lentini, Val d'Ippari e la società appunto, la foto di rito. Benissimo, grazie, facciamo un applauso a questi ragazzini e agli allenatori. Adesso possiamo passare al calcio under 13. Secondo classificato il Vittoria B, primo classificato il Vittoria A. Qua c'è mister Alfonso Core, sono i bambini con le magliette, i completini, facciamo loro un bel applauso mentre si consegnano le coppe. Allora, questa sera c'è un gran lavoro per l'esperto del sindaco Prelati e per Angelo Di Bona della ADB Ferramenta, uno degli sponsor. Benissimo, facciamo le foto di rito anche questa volta. Molto bene, passiamo adesso, si preparino intanto gli atleti del beach volley che adesso... Allora, fate una passerella. Bravi. Allora, possiamo passare alla premiazione per il beach volley? Ecco, quindi premiazione beach volley. Secondo classificato, segreto di Pasquale La Rocca. Primo classificato, cioè la squadra prima classificata, Simola Fiderio Franzoso. Prima classificata Simola Fiderio Franzoso. È la premiazione del beach volley. Foto di rito e via, passerella finale anche per voi. Fate la passerella, dai.
Allora, adesso calcio tennis, se siamo pronti possiamo effettuare questa premiazione. La coppia seconda classificata, Samuele Pizzenti, Luca Pizzenti. Non c'è la coppia prima classificata, però vogliamo ricordarli lo stesso, Turin Cardona e Salvatore Monache. Rileggo Audio Tuni, ma questa sera mi volete proprio... Allora... Torniamo dunque a leggere la lista, la premiazione delle categorie vincenti per quanto riguarda l'audio tuning. Cominciamo dalla categoria Car Music Ibleo 119,9, speriamo che questa sia la volta buona. Primo classificato Salvatore Cannizzo 119,7, secondo classificato Bruno Piccione, che conosco, 119,5. Bene, facciamo la foto di gruppo, posso continuare con la lettura? Continuo. Categoria Car Music Ibleo 129,9, primo classificato Stefano Mangione 129,9, secondo classificato Orazio Nicolosi 129,9, terzo classificato Nunzio Incorvaia 129,8. Andiamo avanti. Categoria Car Music Ibleo 139,9, primo classificato Angelo Fidona 139,9, secondo classificato Lo Monaco Salvatore 130,1. Categoria Predisposizione 300 Watt, primo classificato Vincenzo Di Modica 151,4. Categoria Predisposizione 500 Watt, primo classificato Burrafato Gianluca 253,4. Adesso categoria Open Door 3-6 Woofer, primo classificato Nanni Cassiba 340,3, categoria SPL 500 Watt, primo classificato Massimo Donzelli 143,5, secondo classificato Simone Dambolo 138,1, terzo classificato Fausto Cucuzza 132,6. Adesso categoria SPL 1000 Watt, primo Matteo Castronovo. Categoria SPL Extreme, primo classificato Domenico Cavallo 150,1. Categoria Tuning Soft, primo classificato Stefano Licitra 315. Categoria Tuning Extreme, primo classificato Danilo Di Pietro 523. Categoria Tuning Illuminazione, primo classificato Danilo Di Pietro 172. Categoria Tuning Auto più bassa, primo classificato Bruno Piccione, ancora lui, centimetri 5, secondo classificato Danilo Di Pietro centimetri 7,5, categoria mini box, primo classificato audio tuning 171 punti Giuseppe Tramontano. E con questa faticaccia abbiamo concluso, facciamo una bella foto, anche se noi non ci veniamo, cara Melissa, pazienza, fa lo stesso. Benissimo, mega passerella finale. Dopo le premiazioni c'è la esibizione del gruppo Grest, no? Siete pronti ragazzi per esibirvi? Bene, sono pronti. Il gruppo Grest di San Domenico Savio della maestra Martina Impoco. Facciamo un bel applauso. E poi non andate via perché c'è il concorso Una ragazza per il cinema. Un attimo di attesa, grazie. Oh yes, yes.
invitiamo sul palco. Ecco, 2 minuti di attesa, attendiamo sul palco la scuola di ballo. Ecco che arrivano sul palco i ragazzini della Fitness Center di Rossana Giacchi per la seconda esibizione. Facciamo loro un applauso, grazie. You wanna move? Can you handle this? Bigger than a mugshot. We got Tom over here, bigger than
bet that it tastes good. Get you some whiskey, that's been bad, bad. We shut it down, not the club got glitches. Dig it, and when you go to GT, pulling up there, yeah, spaceship ET's in the cut, yeah. Pop a bottle just to get my head right. Then I got to go and get my meds right. Mine style, you know it wouldn't be. Pop by every then my time, but I big rocket launcher. DJ White Out. Bravissimi, un applauso. Noemi alla mia sinistra e Giulia alla mia destra. Allora, facciamo un po' di chiarezza, spieghiamo un po' di che cosa si tratta. Oggi le ragazze in gara sono 23, 8 di loro avranno la ambita fascia e una di queste, 8, avrà la fascia di vincitrice della tappa. Io prima di passare, diciamo, alla l'intervista del patron, perché oggi abbiamo un paio di presenze importanti, il patron Antonio Lopresti, patron della manifestazione Una ragazza per il cinema, manifestazione tra l'altro seconda solo a Miss Italia in Italia, con la consorte Daniela Eramo, e poi c'è anche Raul Morandi, coreografo ufficiale del concorso. Bene, allora cominciamo con il presentare le ragazze, che come vedete hanno un numero. Cominciamo a leggere e Gianfelice. Cominciate, diciamo, ad individuare. Allora, numero 1 Luana Brancati di Vittoria, numero 2 Cassandra Alessi di Vittoria, numero 3 Noemi Core di Vittoria, numero 4 Simona Speranza, sempre di Vittoria,
numero 5 Jacqueline Valerio di Comiso, numero 6 Roberta Barresi di Vittoria, numero 7 Azzurra di 4 di Vittoria, numero 8 Carla Puccio di Vittoria, il tempo alle ragazze di tornare così poi. Allora adesso numero 9 Gioena Gulino di Vittoria, numero 10 Esperanza Zago di Ragusa. Io direi di fare un bel applauso a queste ragazze, ovviamente, perché beh, l'emozione è ovviamente un sentimento che può prendere chiunque, figuriamoci coloro che hanno un'età decisamente bassa. Numero 11 Miriam Filoramo di Vittoria, numero 12 Nicoletta Fighera di Scoglitti, numero 13 Silvia Chiaramonte Meli di Vittoria, 14 Martina Campoccia anche lei di Vittoria, 15 Cristina Ferraro di Marina di Ragusa e Giulia Gintoli di Vittoria. Noi, mi senti freddo? Un pochettino, vero? Questa sembra un'estate particolare. Allora, mentre le ragazze continuano a sfilare per questa prima uscita, continuiamo con i numeri e i nomi e i cognomi. Giulia Gintoli, numero 16, l'avevamo già detto. Adesso Roberta Lombardo, numero 17, Vittoria. E Chiara Viola, numero 18, di Modica. Numero 19 Samantha Caccamo di Modica. Numero 20 Martina Tenaglia di Vittoria. Partecipano a questa prima tappa qui a Scoglitti del concorso Una ragazza per il cinema, sono oggi 23. Vediamo che l'organizzazione, la sanzione eventi di Lorenzo ed Angela. Adesso tre ragazze, perché siamo in numero dispari: Maria Paola Carnemolla di Vittoria, numero 21, numero 22 Michela Boscarello di Vittoria e numero 23 Agnese Borchio, sempre di Vittoria. Tu hai finito invece gli studi? Sì, ho finito. Sono diplomata nel liceo linguistico. Benissimo, allora, visto che si sta concludendo la prima uscita, un bel applauso lo facciamo, caro pubblico. Adesso, prima del primo break di spettacolo, perché questa manifestazione, lo ripeto ancora, non è una mera sfilata di moda, di bellezza eccetera, ma oltre al talento e a tutte le cose anche spettacolo, io inviterei qui, lo vedo al
nel sottopalco il patron della manifestazione di cui stiamo parlando, che ho l'onore di presentare per la terza volta negli ultimi 3 anni, Una ragazza per il cinema. Eccolo qua, Antonio Lopresti. Ciao Antonio, benvenuto. Buonasera a tutti. Siete in molti stasera, eh? Nonostante il vento, il freddo, che aria frizzante, si vede che è una manifestazione che porta interesse a questa, in questa struttura. Ti assicuro che è sempre così. Questo mi fa piacere, significa che organizzate bene e quindi la gente è contenta di venire. Allora, io poc'anzi ho detto, forse mi sono spinto oltre, forse no, che questo concorso, Una ragazza per il cinema, è secondo solo a Miss Italia. Ho detto bene, Antonio? No, hai sbagliato, perché non siamo secondi a nessuno. Lo sapevo. Quindi noi facciamo la nostra strada, percorriamo il nostro percorso, siamo giunti alla 26esima edizione, quindi è 26 anni che siamo in tutte le regioni d'Italia. Ogni anno cerchiamo di fare del nostro meglio. L'anno scorso abbiamo fatto circa 500 tappe in tutta Italia, quest'anno supereremo oltre 500, in quanto la rete degli agenti si è un po' allargata e quindi facciamo più selezioni. Lo dimostra il fatto anche la Sansone Eventi, quest'anno fa 3 selezioni anziché una o due come lo scorso anno, per cui anzi loro ne vorrebbero fare di più, c'è spazio e quindi sicuramente con la loro professionalità faranno molto, molto rispetto allo scorso anno. Poc'anzi ho detto che questo è un concorso di bellezza ma anche di talento, lo dimostra il fatto che le ultime ragazze che hanno vinto a livello nazionale la fascia di Una ragazza per il cinema hanno subito lavorato. Vogliamo fare qualche nome importante che i nostri amici qui nella spiaggia di Gambarana sicuramente ricordano? Ma possiamo citare le più recenti come Giuseppe Buscemi, che poi subito dopo non a caso ha vinto Miss Italia, ma l'ha vinta dopo aver vinto Una ragazza del cinema. O Noemi Guglietta, che ha un contratto con la Rai, quest'anno l'abbiamo vista a quelli del calcio tutta la stagione. Per ultima la vincitrice attuale è Elisa Muriale, che già ha fatto 2 film ed è interessata già per altre 2 fiction. Quindi le ragazze lavorano tutte, noi principalmente miriamo al talento, non alla bellezza, che poi ci sia anche quella che ben venga, ma principalmente questo concorso e la giuria tecnica è mirata a scoprire il talento di queste ragazze, che magari loro non sanno di avere, per loro è un sogno insperato, invece noi riusciamo a fargli a far uscire questo talento che loro hanno nascosto. A proposito di bellezza, talento e coreografie, tu oggi nella spiaggia di Scoglitti non sei venuto da solo, ma ti sei fatto accompagnare da tua moglie Daniela Eramo e dal responsabile nazionale delle coreografie di questa manifestazione, Raul, ricordami il cognome. Sì, voglio precisare che mia moglie non mi accompagna solo qua, da 18 anni mi accompagna nella vita, per cui... Per carità, per carità. Sì, c'è anche Raul, che è venuto 3 giorni a farsi diciamo un weekend di vacanza e ne approfitto per presentarlo stasera qua. Vorrei, sul palco che non vedo perché stanno lavorando, vorrei fare una precisazione: questo momento doveva essere alla fine, l'avete anticipato, per cui siamo un po' impreparati. Siccome siamo dei professionisti, riusciamo a coprire anche questi spazi. Perfettamente, allora li facciamo venire magari dopo? Perfetto, va bene, va bene. Allora, per concludere, diamo l'appuntamento alla finale nazionale a questo punto, che si terrà tra Taormina e Cireale, quando? Ma visto che dobbiamo recuperare questo momento, lo diremo alla fine, così magari parleremo del programma. Benissimo, va bene. Allora diamo appuntamento ovviamente alla seconda uscita, ci vediamo più tardi con Antonio Lopresti, patron della manifestazione, e adesso c'è il primo break. C'è il break con Cabana Travel, che sono qui pronti, li vedo, eccoli che arrivano. Cabana Travel è ovviamente una delle squadre, cara Noemi e cara Giulia, che l'anno scorso hanno dato filo da torcere a tutti, anzi hanno vinto il torneo di beach soccer, eccoli qua. Buonasera a voi, c'è lo sponsor, il signor Traina Giovanni. Giovanni Traina. Allora, io faccio questa domanda a tutti gli sponsor, ma mi pare, come dire, duopo, no? Doverosa la domanda. Perché uno sponsor, perché una ditta, diciamo, accoppia il suo nome ad una manifestazione del genere, anche se in questo caso, diciamo, ci riferiamo soltanto, ma non solo, al calcio sulla spiaggia? Allora, noi già da questo è il quarto anno che ci proponiamo per
fare questo sponsor venendo dalla squadra, anche perché siamo, diciamo, presenti anche sul sociale, comunque un po' dappertutto, diciamo. Vogliamo essere presenti. E poi perché grazie alla squadra praticamente, che già da 4 anni vince il primo premio, questa cosa ci onora, e poi vedo che la manifestazione è abbastanza grandiosa, diciamo così, anche a livello nazionale. Bene, e allora facciamo, sei finito? Sì. Facciamo parlare, mi sposto qui, Salvo Di Corrado, che è il capitano della Cabana Travel, la squadra appunto di beach soccer che vince per 4 anni consecutivi. Adesso puntate ad essere pentacampioni? Cabana, sì, come Cabana sì, ma come edizioni siamo all'ottava o nona. Complessivamente. Quest'anno a cosa puntate? Secondo te? Dunque, ci penso un attimo a vincere di nuovo. Si gioca per vincere. Mamma mia, sì, determinatissimo, va bene, perfetto. No, scherzi a parte, si gioca anche per divertirsi, perché questo è un torneo dove il fair play, dove io ho assistito praticamente a tutte le 14 edizioni, ho visto nascere questa manifestazione, non ho mai visto litigare nessuno, oppure discussione a un certo livello, questo è molto importante. Ma quando si parla di calcio, di vincere, alla base c'è sempre il fair play comunque. Per vincere c'è bisogno del fair play. Assolutamente, sono d'accordo con te. Qui c'è un altro atleta, tu sei? Sferrazza Giuseppe. Giuseppe Sferrazza, e stessa domanda pure a te, no? Soddisfatto di questa organizzazione, tutto si svolge sempre nella maniera più corretta, mi pare che meglio di così. Grazie Alessandro Barone. È possibile. Non solo a lui, direi, diciamo, insomma, anche allo staff, a tutti coloro che, no, che stanno lui. No, ci sono lui, anche, però naturalmente dietro c'è tutto un lavoro, però ce ne sono anche inferiori, però hanno diversi. Il classico proverbio del pesce, no? Proverbio del pesce? Del pesce, cioè che la puzza si sente dalla testa, no? In questo caso è un profumo, perché si tratta di cose molto 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 interessante. C'è Alessandro Barone che dietro dice delle cose. C'era una signora, lei è solo la moglie del signor Traina, che ha voluto accompagnare giustamente il marito, così come è avvenuto prima. Va bene, allora io vi ringrazio, potete tranquillamente accomodarvi. Applauso, questo pubblico, beh, ve lo faccio dire da Noemi invita il pubblico a fare gli applausi. Fate un applauso. Ecco, se lo dice Noemi, anche Giulia. Applaudite. Benissimo. Allora, nella mia scaletta, caro Alessandro Baroni, a questo punto c'ho Step Up, perfettamente, bene. E i gadget, c'è la consegna dei gadget prima e poi facciamo Step Up, va bene? Allora, attendo intanto questa consegna che c'è in giro, che la stanno facendo, perfetto, dei gadget della manifestazione, anche perché c'è tanta gente, cara Giulia, che viene anche per essere omaggiata con questi gadget della manifestazione. Allora, adesso quindi diamo spazio allo spettacolo, va bene? Bene, allora attendiamo un attimo. Dunque, quali sono i tuoi hobby, Noemi? Sinceramente non ne ho molti, comunque uno è la danza. La danza, bene. I tuoi invece? A me piace molto il canto, la danza, pallavolo e molti altri. Bene, bene, io vedi, nella vita non faccio di lavoro il presentatore, ma mi occupo di altro. E spesso andando nelle scuole mi capita purtroppo di incontrare i ragazzi alla vostra età, alla cui domanda qual è il tuo hobby, mi rispondono Facebook, e io lì insomma comincio, no, ad avere dei dubbi, sei d'accordo? Sì. Non può mai essere Facebook un hobby, e ci mancherebbe altro, però a volte lo è. Deve fare scendere a Luigi. Va bene, allora siamo pronti. Andiamo con le ragazze, stravolgiamo la scaletta, quindi facciamo la seconda uscita? Benissimo, allora via la seconda uscita, noi ci mettiamo di lato, poi magari usciamo.